Buongiorno ragazzi, in questo video andremo ad analizzare tutta la gamma Samsung Galaxy S21, andremo a paragonare bene i tre modelli per vederne tutte le differenze e capire qual è meglio per ognuno di voi. Subito dopo la sigla. E dopo un video dove vi ho parlato di tutti i vari Xiaomi, quali comprare e quali no, ve lo lascio qua sopra. Un altro video dove invece vi ho messo a paragone tutti i quattro modelli di iPhone 12, ve lo lascio sempre qua sopra, non poteva di certo mancare un video dove andavamo a parlare di un colosso dei telefoni Android, ovvero di Samsung. Come ben sapete, Samsung ha rilasciato quest'anno tre modelli top di gamma: Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21 Plus, Samsung Galaxy S21 Ultra. Prima di cominciare a vedere le differenze di questi telefoni, come sempre vi invito a iscrivervi al canale, premere sulla campanella, se no YouTube non vi avviserà dei futuri video pubblicati su questo canale, e lasciare un bel like che aiuterebbe un sacco l'algoritmo del canale e aiuterebbe un sacco il mio lavoro, chiaramente. Partiamo subito. Il primo telefono che andiamo appunto ad esaminare è sicuramente l'S21, quello diciamo normale. Ovviamente lo schermo di questo telefono è full screen, quindi ovviamente senza bordi, come ormai tutti i telefoni. Lo schermo è piatto, non più curvo, ed è 6,2 pollici in Full HD Plus e va fino a 120 Hz dinamici, quindi vuol dire che a seconda del contenuto che visualizziamo, il telefono saprà decidere a quanti Hz far andare lo schermo. È dotato di un lettore delle impronte direttamente sotto lo schermo, questo vale per tutti i tre modelli, e il retro dell'S21 normale non è più in vetro, ma è di una sorta di plastica lavorata che però assomiglia molto al vetro, ma non è vetro. La fotocamera è a tre sensori. Il primo sensore è una fotocamera grandangolare, quella normale, diciamo, da 12 megapixel. Un secondo sensore ultra grandangolare, sempre da 12 megapixel. E poi abbiamo un sensore a teleobiettivo da 64 megapixel che ha uno zoom ottico che arriva fino a 3x. La batteria di questo smartphone è di 4000 mAh. Diciamo che anche stressandolo, comunque a sera ci arriviamo, non con tantissima batteria, ma ci arriviamo. Abbiamo anche la carica wireless e anche quella inversa, anche questa caratteristica ce la portiamo dietro in tutti i modelli di S21. Che cos'è la carica wireless inversa? Praticamente il telefono, se lo appoggiamo su un caricatore wireless, viene ricaricato, ma se gli appoggiamo ad esempio le Galaxy Buds, le cuffiette, il nostro telefono potrà anche dare carica, non solo ricevere, quindi andrà a ricaricare lui le cuffiette con la sua batteria, cosa molto utile. Troviamo come CPU la Exynos 2100 qui da noi in Europa. In America e nel Regno Unito e nel resto del mondo quasi, invece monta lo Snapdragon 888, il che fa girare un po' le scatole perché lo Snapdragon ha una bella marcia in più rispetto all'Exynos, però questo ci danno, questo ci teniamo. Possiamo acquistare il telefono in due tagli, il taglio da 128 di memoria e il taglio da 256 GB di memoria, tutti e due coadiuvati da 8 GB di RAM. Ovviamente tutta la gamma S21 supporta il 5G. Prezzo di questo telefono? Prezzo di questo telefono 879 euro. A chi lo consiglio? Questo secondo me è il Samsung Galaxy un po' per tutti, quello che quest'anno è il telefono che va bene a chiunque, a chi non abbia pretese troppo strane, tipo volere lo schermo gigantesco, volere uno zoom particolare sulla camera. È un top di gamma, va benissimo, fa foto bellissime, lo schermo è bellissimo, non è enorme, ha un prezzo certo da top di gamma, ma non esageratissimo. È il classico Samsung Galaxy che consiglio quasi a tutti. Passiamo quindi al secondo telefono che analizzeremo oggi, il Samsung S21 Plus. Che cosa cambia dall'S21 Plus all'S21 normale? Praticamente niente, ovvero non proprio niente, quasi niente. Praticamente è un S21 più grande, tutto più grande, quindi schermo più grande, di conseguenza, avendo più spazio, anche la batteria è più grande. Passiamo infatti da 6,2 pollici di schermo a 6,7. La risoluzione è sempre in Full HD Plus e lo stesso discorso degli Hz, quindi è un 120 Hz dinamico che a seconda appunto del contenuto capisce a quanti Hz andare. La batteria passa da 4000 mAh a 4800, quindi senza dubbio avremo più batteria a fine sera. Perché nonostante lo schermo sia più grosso, comunque quegli 800 mAh in più di batteria alzano comunque l'autonomia del telefono. Tutto il resto comunque rimane uguale, quindi abbiamo la stessa fotocamera, la stessa RAM, le stesse tagli di memoria, lo stesso processore, tutto identico. Prezzo si parte da 1079 euro. A chi lo consiglio? Dunque, questo qua io a dire la verità lo consiglio davvero a pochi, ovvero lo consiglio a chi pensa che l'S21 sia il suo telefono, gli vada benissimo, gli piaccia al 1000x1000,
ma lo trova un po' troppo piccolo. Né più né meno, praticamente un S21 più grosso, quindi avete qualcosina in più sullo schermo, qualcosina in più sulla batteria, qualche oretta in più di durata. Se l'S21 su queste cose non vi convinceva, l'S21 Plus è il vostro telefono. Se no, possiamo passare oltre, quindi al terzo telefono che andiamo ad analizzare oggi, che è l'S21 Ultra. Questo telefono, rispetto agli altri due, cambia davvero tanto. Intanto cambiano i materiali. Cambiano i materiali perché è tutto completamente in vetro, quindi non abbiamo più quella plastica lavorata che sembra un finto vetro, ma abbiamo il vetro vero e proprio. Lo schermo diventa curvo, quindi non più piatto, ed è l'unico S21 quest'anno che ha lo schermo curvo. In più, attenzione, perché passiamo dal Full HD Plus al QHD Plus, ma gira sempre a 120 Hz dinamici ed è la prima volta che Samsung monta questo tipo di schermo. La batteria passa a 5000 mAh. Però attenzione qua, perché dovendo gestire il telefono a risoluzione parecchio più complicata, questi 5000 mAh comunque durano un po' meno dei 4800 dell'S21 Plus, proprio perché lo schermo andrà a consumare più energia. Quindi diciamo che la durata della batteria, io con un po' di test ho visto che si aggira a metà tra l'S21 e l'S21 Plus. Le camere sono completamente diverse, abbiamo qua 4 obiettivi, uno in più rispetto agli altri. Sull'obiettivo principale, quindi quello grandangolare, abbiamo 108 megapixel. Poi abbiamo un obiettivo ultra grandangolare da 12 megapixel, un teleobiettivo sempre da 12 megapixel che zooma fino a 3x, e un secondo teleobiettivo che riesce ad avere uno zoom ottico fino a 10x. La differenza è che sull'obiettivo da 3x abbiamo l'apertura f2.4, mentre su quello 10x l'apertura cambia e diventa una f4.9. Sale anche la RAM e la memoria massima del telefono. Troviamo infatti due versioni del telefono, una da 128 GB e una da 256 GB, che sono coadiuvate da 12 GB di RAM invece degli 8 degli altri modelli. Ma qua abbiamo anche una terza versione, quella da 512 GB, che ha ben 16 GB di RAM, davvero tantissima RAM. È ovvio che sfruttare questi 16 GB di RAM, ragazzi, è davvero difficile. Uno smartphone con 16 GB di RAM, a mio parere, è inutile per il 99% delle persone. Potreste usarla, non lo so, nel multitasking, ma si parla davvero di multitasking, di applicazioni pesantissime. Come fate ad arrivare a 16 GB di RAM? Comunque, se voi comprate quello con mezzo tera di spazio, avete anche i 16 GB di RAM, proprio per i più ingordi. E il prezzo? Il prezzo parte da 1279. Ma attenzione, perché se vogliamo l'unica versione dell'S21 con i 16 GB di RAM, dobbiamo sborsarne ben 1459. A chi lo consiglio? Allora, l'S21 Ultra lo consiglio a chi vuole il meglio del meglio, punto. Chi vuole la migliore fotocamera in assoluto montata su un Android, probabilmente, a chi vuole un telefono che non abbia nessun minimo compromesso nell'hardware, perché questo processore coadiuato con i 16 GB di RAM e magari in mezzo tera di spazio, ma dove andiamo? Cioè, è qualcosa di pazzesco. Quindi è davvero questo il telefono per chi vuole il top del top e non vuole badare a spese. È chiaro che la differenza che la vediamo subito nell'uso quotidiano è la fotocamera. La fotocamera, ragazzi, quella dell'Ultra rispetto alle altre due è davvero tanto diversa. Notiamo proprio il sensore principale che è differente, e notiamo che lo zoom a 10x, insomma, fa la sua porca figura. Mentre sull'hardware, vi ripeto, se non usiamo il telefono per delle cose particolari, è difficile andare a sfruttare questi 16 GB di RAM. Quindi, insomma, per un uso particolare sicuramente. E con questo video è tutto, spero che dopo questo video sappiate esattamente quale S21 andare a comprare e non abbiate più dubbi. Detto questo, io, se siete arrivati fin qua, vi chiedo di iscrivervi al canale, premere sulla campanella in modo da essere aggiornati sui nuovi video che pubblicheremo su questo canale e lasciare un bel like. Grazie mille e al prossimo video!